RBE Radio TV, abbiamo il piacere di ospitare Jack Tessaro, anzi siamo noi che siamo venuti da te in questo momento. Ciao Jack. Sono un fenicottero, buongiorno. Sei messo nel fenicottero? Sì. Sì, perché siamo dietro le quinte della presentazione, dello spettacolo che tra poco sarà qui alla Sala Azzurra per i bambini e le bambine per il libro Libero Zoo. Da dove sei partito per questo tuo lavoro, Jack? Sono partito dall'entusiasmo del concetto che l'umana specie ha un senso dell'unità di misura che sembrerebbe essere il suo. Nella realtà noi facciamo parte di questo mondo, gli animali selvaggi sono del mondo selvaggio e non appartengono a noi. Per cui forse se smettessimo di provare a domesticare la natura probabilmente ci salveremo anche noi. Cuori selvaggi, animali, che in realtà definire selvaggi io metterei tante virgolette, sì. un lavoro che vedo che potrai in scena qui nella Sala Azzurra con tanti tuoi amici, tanti attori e attrici. Tanti animali. Attori e protagonisti, sì. Benissimo. Di cosa si tratta? Come sono realizzate queste figure? Sono realizzate con le vaschette delle melanzane alla parmigiana. Meraviglioso. Perché se compri gli oggetti apposta costano l'ira di Dio, invece le vaschette delle melanzane alla parmigiana costano pochissimo e la melanzana la parmigiana costa cara. Come si fa a nutrire la fantasia a proposito di parmigiana? Come nutrire, si fa a continuare a nutrire la fantasia? Continuare a nutrire la fantasia, si apre la testa aprendo gli occhi e il cuore, abbinando loro due e facendo fermare le persone. Il problema oggi nostro è il fatto che corriamo come dei pazzi e per cui non ci fermiamo a guardare niente, nessuno. Ed è per questo che in Europa e in Italia ci sono tanti divorzi e separazioni. Ecco, vedi. Perché ci sposiamo con qualcuno che non abbiamo osservato a sufficienza. Come si fa, infine, l'ultima domanda, a nutrire, a continuare a nutrire il senso della meraviglia ai ragazzi e alle ragazze? Sempre più sollecitati da un mondo che corre, da un feed dei social, dal video. Come facciamo a nutrire? Questo è un grande impegno, credo, per un autore come te. Come si fa? Si fa cercando appunto di riuscire ad aprire una finestra, ma restare davanti a questa finestra e guardare il mondo dall'altra parte. E a questo punto probabilmente qualcosa si riesce a vedere. Libero Zoo, Jack Tessaro, a Salone del Libro, grazie. Ciao a tutti.